Assolutamente sì, infatti colgo anche l'occasione comunque per ringraziare la società della Cremonese per la fiducia che sta riponendo nei miei confronti e l'opportunità che mi sta dando. È appunto una grande opportunità, cercherò di coglierla al volo, cercando di dare sempre il massimo in campo senza risparmiare nessuna energia. Ti chiedo che cosa ti aspetti dal prossimo campionato di Serie B che gli addetti ai lavori definiscono difficile come non mai negli ultimi anni e che tu andrai ad affrontare per la prima volta. Innanzitutto buongiorno, è un campionato difficile come diceva lei, e ci stiamo preparando già dal primo giorno al meglio per arrivare pronti e preparati ad affrontarlo. Sarà da pensare di partita in partita sicuramente, ad abbassare la testa, lavorare quotidianamente sul campo per poi raccogliere i risultati andando avanti verso la fine dell'anno. Non dobbiamo focalizzarci su un obiettivo preciso, ma pensare a lavorare, a migliorare, cercando di andare a fare sempre meglio di partita in partita. Innanzitutto benvenuto. Adesso è una mezza vita da mediano, diventerà probabilmente una vita da mediano con il tempo. E ecco, che tipo di, innanzitutto quale piede è il tuo e soprattutto che tipo di caratteristiche tecniche hai? Allora, io sono innanzitutto un centrocampista piede destro e ho sempre fatto comunque della corsa e della dinamicità la mia forza, tanto che nel corso degli anni sono stato impiegato spesso anche come mezzala. Negli ultimi invece 2 anni, passando ad un centrocampo a due, sono tornato a giocare più comunque davanti alla difesa, che secondo me è il ruolo, soprattutto in un centrocampo a due, che sento più mio e che mi appartiene di più. Buongiorno. Ciao Riccardo, ben arrivato. Ascolta, in Venezuela hai avuto un allenatore come Dionigi, che adesso è in Serie A. Vabbè, a parte che c'è anche Di Battista, che adesso ritorni qua a Cremona. Che cosa ti ha insegnato Dionigi, in cosa ti ha detto che dovevi migliorare e se senti di essere cresciuto appunto dalla prima esperienza dilettanti fino a qua, in che cosa ti senti cambiato e migliorato? È stata un'esperienza importantissima per il mio percorso di crescita perché uscivo dal settore giovanile del Novara ed era appunto la mia prima esperienza comunque tra virgolette grandi e infatti ricordo con piacere comunque quell'anno perché sono migliorato e ha dato il via alla mia carriera tra i professionisti. È stato un anno in cui veramente sono secondo me diventato a tutti gli effetti comunque giocatore e infatti merito è anche comunque dello staff e dei miei compagni, in particolare quell'anno c'era appunto come diceva lei Mister Dionisi, che comunque sappiamo tutti il percorso che ha fatto e che sta facendo e quindi a partire da quell'anno, poi l'anno dopo comunque in Lega Pro a Vibo Valentia, per poi tornare a Novara, sono stati anni comunque di, tra virgolette, gavetta che mi sono serviti particolarmente a forgiarmi e a migliorarmi quotidianamente nel mio percorso di crescita. Grazie Ciao Riccardo, a lei. Buongiorno. benvenuto. Io volevo chiederti un po' come è stata la trattativa, adesso è tornato Valanto, qual è successo e quanto ha influito un ragazzo che tu sicuramente già conoscevi come Filippo Nardi, se ti sei confrontato con lui, se l'hai sentito prima e che rapporto avete anche. Sì, no, è stata una trattativa comunque abbastanza veloce e di questo sono rimasto particolarmente contento perché andava a ribadire comunque la fiducia dalla parte della società. E Filippo l'ho sentito subito, quasi tra i primi che ho chiamato perché abbiamo condiviso tanti momenti insieme in una esperienza passata e quindi era da un lato doveroso, dall'altro ci tenevo anche io particolarmente a sentirlo e anche ad informarmi un po' sulla situazione e tutto. E quindi è stato un piacevole, diciamo, ritorno a comunque confrontarmi con lui.
Hai parlato di opportunità quest'anno alla Cremonese, ecco, dal punto di vista tuo personale, che obiettivo ti stai ponendo, ti poni? Io, il mio obiettivo che mi pongo sempre ad ogni stagione è quello di cercare di migliorare le mie potenzialità, le mie qualità, e questo lo riesco a fare solo dando il massimo in allenamento quotidianamente e quindi conoscendo anche quali sono i miei limiti, andare a lavorare quotidianamente sui miei limiti. E influisce poi anche ovviamente tanto la partita della domenica, che è quella per cui tutti noi comunque calciatori giochiamo e lavoriamo durante la settimana, e in questi anni sono riuscito a trovare abbastanza continuità e questo mi ha comunque aiutato molto, e in questo momento penso solo ed esclusivamente all'opportunità che ho e che non voglio farmela scappare, e quindi cerco di dare comunque il massimo in ogni momento che indosso questa maglietta qui, e quindi penso quotidianamente a lavorare e poi più avanti vedremo dove siamo arrivati. Due domande della voce di concatenate, uno magari anche al direttore sportivo. La prima, è nato in Piemonte, però origine? Allora, nato in Piemonte, origini friulane e anche comunque emiliane da parte della mamma. Ah, e, sì, però comunque cresciuto sempre a Novara, come anche mio padre già, e le origini sono quelle lì. Ecco, Fiorenzuola, vivo Valencia, realtà opposte. Nord-sud, come ti sei trovato in questa esperienza? Sono state sempre delle esperienze molto positive, forse sono stato anche fortunato nel trovare da entrambe le parti delle società ottime e un gruppo squadra incredibile in entrambe le situazioni. Dal punto di vista invece di campo, ovvio, ci sono una categoria di differenza, però bene o male il pallone è sempre quello, il campo è grande uguale, quindi sono trovato bene in entrambe le situazioni e sono riuscito a crescere da entrambe le parti. Un allenatore della regione di Fiorenzuola che ti ha visto in quell'anno lì ti ha definito come caratteristiche tipo Barella, cioè come movimenti in campo, come posizioni in campo e come doti di corsa, ecco. È un paragone che mi fa anche moltissimo onore, e sì, probabilmente sì, nel senso che anche Barella è un giocatore molto dinamico, che riesce a fare un centrocampista molto moderno, che riesce a fare un po' di tutto, sia nella fase di impostazione che nella fase di non possesso, e quindi forse in lui determinate caratteristiche posso anche rivederle. Grazie a lei. Ho visto che stai anche studiando, quindi come mai questa scelta? Volevi semplicemente proseguire gli studi o avresti un lavoro eventuale che vorresti fare se non fossi riuscito a fare il calciatore, avresti fatto qualcos'altro? Giusto una curiosità. Allora, è una scelta che porto avanti comunque da tantissimo tempo, perché nel momento in cui ho finito le scuole medie mi sono iscritto al liceo, dove mi sono diplomato, e dopodiché anche all'università, dove se riesco intorno a novembre dovrei laurearmi in economia aziendale. E è una scelta che porto avanti proprio perché soprattutto qualche anno fa non c'era la certezza comunque di riuscire a diventare un giocatore di calcio. C'era la possibilità, perché ero comunque in un settore giovanile molto importante, ma non la certezza, tant'è che comunque sono tantissimi al giorno d'oggi ragazzi che per un motivo o per un altro poi si perdono. E quindi, nonostante gli impegni che comunque il calcio avesse, ho cercato sempre di riuscire a portare una strada parallela per riuscirmi ad aprire poi qualche varco in caso di imprevisti. Al giorno d'oggi sta andando comunque tutto per il verso giusto, tutto bene, però è una strada che porto avanti, che non mi pesa e che fin quando riesco tengo, anche perché comunque
una laurea in questo momento poi può sempre anche servire in un secondo momento, rimanendo anche nell'ambito del calcio.